Una nuova scossa di terremoto ha sconvolto questa mattina l'Emilia-Romagna. Ha provocato nuove vittime, feriti, danni. Il cordoglio del governo va alle famiglie delle vittime e l'augurio di guarigione ai feriti. Voglio dire chiaramente che questa nuova scossa che infligge ferite all'Emilia-Romagna non coglie le istituzioni impreparate. Proprio al momento della scossa il presidente Errani, il direttore della Protezione Civile Gabrielli si trovavano a Palazzo Chigi con me e col sottosegretario Catricalà per una riunione operativa sulla gestione del post-terremoto in Emilia-Romagna. Adesso ovviamente ci impegneremo fin da subito, fin da questo momento, a fare fronte alle conseguenze di questo nuovo sisma e voglio assicurare che lo Stato farà tutto quello che deve fare, che è possibile fare e nei tempi più brevi per garantire la ripresa della vita normale in questa terra così speciale, così importante, così produttiva per l'Italia. Vita normale e ripresa delle attività produttive. L'impegno dello Stato, della Protezione Civile, ma anche della Regione, l'impegno personale grande che ho potuto vedere sul campo la settimana scorsa del Presidente Errani, ci incoraggia, pur in questa situazione così pesante, e voglio invitare tutti i cittadini delle zone colpite ad avere fiducia. L'impegno dello Stato, lo ripeto, sarà garantito perché tutto avvenga nel modo migliore e più rapidamente.